No. No, ti prego, sto al telefono fino a trovo, sì, no, devo, sto facendo un video, via. Via, dai, amore. Dai, povera. Amore. Che è oggi? Tra porca loca il telefono. Mosca. Ho passato più tempo ad aspettare per il telefono che a girare questo video. No, dove sono finita? Dove sono finita? Oh, caraca! Non capisco che sia il frigorifero. No, no, non è frigo. Sembra tipo un cane che abbaia in casa. O No, no, no. qualcuno che tossisce. Ma no, Lella, ma che Sì, musica ma sei il hai? frigo. Nei commenti, secondo voi, che rumore accompagnato da una macchina. Oh, le campane. Pazienza. No, gallo. Che merda. Le galline. Questo per raccontare. Stamattina, praticamente siamo in montagna, campagna. Questa mattina mi alzo, vedo una gallina girare per il cortile. Cioè, mo, come ci ritorna dentro? Perché c'è un pollaio lì dietro. Allora lì, adesso come ce la porto dietro? Io non, cioè, non so prendere in mano una gallina, boh. Allora, intanto mi faceva troppo ridere, poi quando ha visto la sveva uscita, quando ha visto la sveva che in realtà non la considerava di striscia, nonostante sia un cane da caccia, si è messa tipo a correre facendo... Oddio, che fame. Oddio, la mia pancia. Ogni volta che mi muovo. E poi è risaltata nel recinto, cioè è uscita lei, a quanto pare lei di mattina si fa un giro, si fa i cavoli suoi. Ecco, avrò le mani pelose. Oh, è un vizio? Che è? Ho male al sedere. Sono seduta su tipo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libri.
Sì, 14, 11. Io, boh, non so più contare neanche, campane. Ecco, devi confessare. Devo cucinare, cioè... Che in realtà tu ti sei Non ho mai cucinato. Ma se... palle sto cane. Noia. Palle sto frigorifero. Io non so se hai sentito, sono passati tipo 30 Sì, macchine no, oggi. vabbè. Oddio. Cavallette, io pensavo fossero dei Trapani. Per dirvi, c'è il mio shock emotivo in questi giorni. Ovviamente, la mosca. Ti pareva che una mosca di merda qui? Dai, fare un altro. Vattene. Via. Via! Oh, è uscita! Cane! Facendo. Palle luci, oh. Vi odio. Vi odio. Molto bene. Prima non passava mezza macchina, adesso tutti rompono i coglioni. Alle 2 di pomeriggio, dove devi andare? Se loro non avranno. Se loro. Olè, telefono, campane. Woohoo, fiesta! Sono le 2:30. Sto telefono. Sentono i suoni della cucina. Della cucina. Non me ne libero neanche fuori. Sì, 30-19. Ma che cos'è? Se non si può girare in pace neanche la domenica pomeriggio in quarantena, io non so quando girare. Vai però, non è che devi andare ai 20 all'ora. Cioè, io non ho parole, io non ho parole. A 30 metri dalla cucina si sente lo stesso. Mamma! No, raga, stavo cadendo in sto coso. Mamma! Mi aiuto.
Perché mi devo ficcare queste cose?